Avete visto le promesse non mantenute di Mario Monti? Ha sempre detto: io sono un tecnico, arrivo al 2013, non mi ricandido. Poi, siccome il Movimento 5 Stelle nei sondaggi è molto forte, siccome Grillo continua a dire che va restituita agli italiani la possibilità di scegliere se rimanere o meno nell'euro, ecco che ha già cambiato direzione, per cui ha già dichiarato che se serve al paese io resto. Ovviamente era una mossa ampiamente prevista, quella di rendersi disponibile al porcaio dei partiti che in qualche modo cercano di sopravvivere e annaspano nella totale crisi di credibilità. È un terno al lotto, devo dire, ricandidare Monti, perché non è detto che, benché magari sarà appoggiato dal PDL o da ciò che rimane del PDL di Berlusconi, dal PD e anche dall'UDC e magari da Futuro Libertà, non è detto che possa ottenere una maggioranza tale da poter governare, anche perché l'incognita è la legge elettorale. Bisogna vedere cosa fanno con la legge elettorale in sostanza, cioè se governerà la coalizione, allora Monti, sostenuto da questi partiti tradizionali, potrebbe avere qualche chance, nonostante la crisi incalzante. Perché? Perché dobbiamo tenere conto di una grossa fetta del sud Italia, di comunque gente attempata che non ha dimestichezza con la tecnologia, non conosce le dinamiche della rete, non conosce nemmeno i dettagli del non statuto, del programma del movimento. Molti non sanno nemmeno che esiste Favia, piuttosto che, o è esistito Favia, piuttosto che De Franceschi o Bono, che si sono già decurtati lo stipendio. Bisogna mettere in conto queste cose, no? E per cui non è scontato che comunque il PDL e il PD messi assieme coalizzati con l'UDC, per quel poco che conti, non riescano a ottenere una maggioranza. Il punto è che se a questo livello Monti si candida, è molto probabile che la legge elettorale andrà a premiare la coalizione proprio per aumentare le possibilità che governino ancora loro dal 2013. Se invece la legge elettorale dovesse premiare la maggioranza relativa dei partiti, ecco, io credo che anche qui il Movimento 5 Stelle potrebbe duellare col Partito Democratico, sempre per la forte influenza al sud. In questo caso non ci sarebbe dubbio, il candidato premier sarebbe Bersani e non Renzi, che non sta avendo nessuna credibilità e soprattutto è inviso ai capibastone e ai capetti vari del partito in giro per l'Italia, nelle varie correnti. Detto questo, bisogna poi valutare quante possibilità avrebbe il Movimento 5 Stelle di governare l'anno prossimo. Se la legge elettorale dovesse premiare i partiti, il Movimento 5 Stelle potrebbe, secondo me, davvero lottare col Partito Democratico, però probabilmente con poche possibilità di avere più voti del PD, quindi con poche possibilità di diventare il partito, diciamo così, il movimento di maggioranza relativa che avrebbe diritto a avanzare il proprio candidato premier e fare governare il proprio candidato premier. Per quanto concerne la coalizione, io credo che il Movimento 5 Stelle potrebbe avere molte possibilità se candidasse un premier e questo premier fosse sostenuto o appoggiato, per esempio, da Di Pietro. Magari in questo modo io credo che ci siano serie possibilità che Monti possa avere, come dire, un antagonista valido, perché rimane l'incognita su come reagisce l'elettorato. Io credo che un Movimento 5 Stelle, candidato Premier, appoggiato da Di Pietro, potrebbe forse avere possibilità di ottenere quel punto percentuale in più che gli permette di governare. È un'incognita che vale la pena porsi, secondo me, senza parlare di coalizioni, ok? Il Movimento 5 Stelle rimane indipendente, usa il proprio metodo per candidare il Premier e sarà poi Di Pietro al limite ad accodarsi di suo, dire: io voto lui e prego i miei sostenitori del mio partito, voterà e appoggerà il Movimento 5 Stelle. È una decisione di Di Pietro, non del Movimento. Se però questo servisse a cambiare, siccome siamo in una fase in cui per poter andare avanti in questo paese è necessario cambiare radicalmente, non ci si può permettere di fare l'opposizione, perché purtroppo, ahimè, rimanere partito d'opposizione, movimenti d'opposizione, anche avere 100-150 parlamentari e correre da soli, credo che non serva a nulla fare opposizione in questo paese, perché l'opposizione non cambia niente. E allora io credo che se la legge elettorale rimarrà e premierà le coalizioni, un Movimento 5 Stelle più l'IdV potrebbe davvero giocarsi
questa partita e magari provare finalmente a governare per dare una chiave di volta definitiva a questo paese che più disastrato di così credo che potrà avere solo la guerra civile.